Ritornati da Pasqualina, buongiorno. Buongiorno. E allora, mentre tutti stanno pensando in questo momento a cosa mangiare, noi abbiamo qui qualcosa di speciale. Di che cosa si tratta? Oggi abbiamo pensato di fare il biscotto sanpedresi con San Perodo, diciamo, con la mortadella. Una specialità locale, quindi che vogliamo proporre oggi in una versione un Da po' dolce a salato. dolce sarà. E allora, Pasqualina, intanto salutiamo tutti gli amici che sono collegati su Bella Sicilia e su Vivo in Sicilia. Fateci sapere da dove ci state seguendo, cosa state preparando magari voi per pranzo. Possiamo procedere allora? Facciamoli Ma intanto che belli procediamo. questi biscotti che vedere, ecco, sono facciamoli vedere. un'unicità, non è che si trovano dappertutto. Questi Questa è sono la i treccia biscotti tipici di San Perniceto. San Ecco, Pierniceto. quindi questa è la treccia. Questa è la treccia e questi sono Le ciambelle, la forma più tradizionale. Tanto amici, fateci sapere se li avete mai assaggiati, ovviamente se siete venuti mai qui a San Pierniceto, perché è proprio il biscotto tipico di queste zone. Allora, Anna Maria ci saluta da Siracusa e scrive: voi dove siete? Dove siamo in questo momento? Siamo a San Perniceto. E siamo entrati nella bottega di Pasqualina che ha tante specialità locali e poi prodotti genuini soprattutto. Qui abbiamo una mortadella con il... Cosa troviamo appunto qui in questo? Mandorle e pistacchio. Mandorle e pistacchio. Ma dai, anche le Vediamo. Guardate che buona. Intanto ci salutano anche da Rometta, poi abbiamo tanti altri amici che sono mandorle. Ma collegati, Daniele, magari. lo sai perché è speciale questo biscotto? Ecco. Ecco, perché è molto speziato. Questa ricetta è antichissima, viene custodita gelosamente, quindi è difficile avere la ricetta precisa, però è molto molto speziato, quindi ha chiodi di garofano, Allora, c'è anice. lievito, farina, chiodi di garofano, cannella, anice, zucchero, uovo e strutto. Quindi pensate quanto è profumato questo biscotto. Solitamente si mangia quindi in versione dolce, così. Sì, però noi la facciamo in versione salata oggi. E allora, procediamo, siamo pronti Valentina? Andiamo. Sì. In versione salata io stessa non l'ho mai assaggiato, eh. Io l'ho assaggiato, è buonissimo. Pasqualina delizia sempre i suoi clienti. Intanto ci salutano da Messina. Ciao Roberta, ciao Rosario anche. Solitamente questo biscotto, anche nella sua versione dura, perché viene infornato, due volte, quindi diventa Allora, croccante. sulla versione dura si mangia con la granita. Esatto, viene pucciato nella granita al limone, che bontà. Oppure nel vino. Questa è la versione morbida del biscotto. Ma che bello che sembra, eh? Al posto Che del panino. profumo! Che profumo, infatti! Mamma mia! Guardate che bello, fateci sapere cosa ne pensate. Quindi questo è un Detto. biscotto. Ecco, Il profumo della mortadella, unitamente al profumo di questo biscotto speziato, buonissimo. È assolutamente da provare. vedete. Quindi è un biscotto, diciamo, tipico di questo territorio. Sì, Si chiama però il biscotto? biscotto San Pedro, San Perodo. San Pirotto. Lo gustiamo anche col vino. Sì, però d'inverno di più, con la malvasia, con la Marsala, Mentre d'estate lo si gusta con la con granita. la granita, sì. E tu hai pensato oggi di proporlo in questa versione? Oggi sì. Ma l'hai già proposto a qualcuno, a qualche amico, qualcuno l'ha assaggiato? Cosa... No, È no, la prima è la volta. prima volta. E allora, la prima volta, Siccome Valentina. l'ho assaggiato io e mi è piaciuto, Mi è piaciuto. Allora ho quantomeno a te è provato, piaciuto, sì. abbiamo questa certezza. Allora, giustamente, se ora vogliamo Allora, a provare. Valentina toccherà gustare questo Ora biscotto. Valentina, sì. Ma volentieri, davvero. Lo facciamo tra poco, però, anche in un'altra versione, così lo gusto anch'io. Lo faremo più semplice. Ecco Valentina. E allora, a Valentina. Ecco,
Ciao! Allora, io sono un po' vestita di casa, ecco, mi è venuta a chiamare Pasqualina, perché abitiamo vicine, e praticamente mi ha detto: devi assaggiare necessariamente una cosa, ecco qua. Mi fate felici se lo fate anche voi, ecco. Chiamateci perché veniamo volentieri ad assaggiare le novità. Mamma mia, è buono veramente! Buono veramente, complimenti, ecco. Rosario scrive: io lo mangerei tutto. Ci salutano da varie parti della Sicilia, anche Guarda, ne dall'estero. facciamo una, Non me Daniele. l'aspettavo davvero, è un bell'abbinamento. Ne facciamo adesso, Allora, ne quindi. facciamo un altro a Daniele, che lui non mangia mortadella. E Ne facciamo uno in versione vegetariana. facciamo in versione solo formaggio. Pasqualina è specializzata nei panini, diciamo il mio panino preferito lo prendo sempre qui, quando andiamo in giro, Valentina, anche alla scoperta della Sicilia. Pasqualina è la migliore di tutte perché il panino è ricchissimo di ingredienti quando lo fa lei. È proprio imbottito sul vero senso della parola. Intanto Diciamo, a Daniele Daniele non lo sai cosa ti facciamo così. Non perdi. Perfetto, con il formaggio. lo so come viene Sì, va così, bene. però proviamo. Daniele davvero non sai cosa ti perdi. Mamma mia. Ecco qui un altro biscotto. Ma sono molto grandi questi. Sì, sono buonissime però. Allora, Daniele, facciamo un altro ingrediente. Voglio mettere. Voglio provare con i funghetti e con il formaggio. Vediamo come ti viene. Oggi proprio sperimentiamo, eh. Quindi, questo biscotto lo possiamo gustare con il vino, con la granita, ma anche da Ma solo è di più con la buono, malvasia si beve, si mangia. no? Con la malvasia. Il biscotto San Pirò in una versione mai vista prima. Ma con i funghetti. In molti non conoscono questo biscotto perché è tipico di questa zona della Sicilia. Intanto fateci sapere cosa state preparando voi per pranzo. Ecco, questo altro che spuntino è bello ricco, quindi Questo è un pranzo già, un infatti pranzo a tutti gli oggi effetti. mi risparmio la fatica del pranzo, Daniele. Ora Daniele si mangia questo. Penseremo solo alla cena, che tra l'altro preparerò in diretta sul Vivo Mangiando nel pomeriggio, quindi collegatevi perché ho intenzione di fare una cenetta veloce siciliana. Allora, più tardi vedremo cosa preparerà Valentina. Guardate che condimento ricco. I panini, Pasqualina, li fai sempre ricchi, Sì, perché la. sì. Ecco. Ma io se mangio panino vuoto devo mangiare panino vuoto, se mangio panino imbottito. Deve essere imbottito. Certo, Dico, giusto. il pane è così. A tanti amici che ci stanno seguendo, sta venendo veramente fame, fateci sapere. Da dove siete collegati? Intanto Giovanella ci scrive che sta preparando la pasta alla norma, quindi pranzo con pasta alla norma, e noi invece con il biscotto tipico di San Pierniceto. Ecco, sono in pochi Mamma a mia, quanti funghetti, conoscere Daniele. questa ricetta per la preparazione del biscotto. Io direi potremmo anche poi un'altra volta sperimentare una versione più siciliana proprio del biscotto San Pirodo, magari con pomodori secchi, che ne pensi? Pomodori secchi sott'olio e un formaggio siciliano, un bel caciocavallo o Io ho una messo questo tuma. perché penso che Daniele. Eh sì, buonissimo. Comunque si presenta proprio bene, è carino. Allora, ci siamo quasi. Daniele, guarda, ora assaggi questo panino e vedi, mi devi dire. Pasqualina, sei la vicina di casa che tutti vorrebbero avere. Eccolo qui. Lo Daniele. Pensi proprio a tutti. tagliamo così lo facciamo. Anche Così facciamo contento anche a Daniele. ai vegetariani. Si può fare, certo. In tutti i modi. La Fateci. prossima volta lo facciamo in un altro modo. Voi intanto fateci sapere quale delle due versioni preferite. Quindi,
ricordiamo. Davide, ora devo assaggiare. Ora la... mi dispiace. Facciamola vedere, guardate. Allora, quindi qui cosa abbiamo messo? Allora, qua abbiamo messo funghi piccanti e menthol. Mentre nell'altra versione abbiamo solo messo mortadella. Una mortadella speciale, molto buona. Sì, pistacchio e mandorla. Buono, buono. Bene, abbiamo chiesto quale delle due versioni preferivano i nostri amici e ci fanno sapere tutte e due. E allora, per gustarle mi sa che dovete venire da Pasqualina. Assaggiarlo. Eh sì. Eh sì, perché questo biscotto lo troviamo solamente qui a San Pierniceto. Sì. Quindi è un biscotto con una ricetta particolare. Ma infatti, pure se lo fanno in altri paesi, ma non viene uguale. No, ma no. È vero che solo pochi hanno ancora la ricetta? Sì, infatti. Speriamo che appunto possa essere e tramandata. Poi non ti danno mai la ricetta propria giusta da fare, perciò giustamente oggi mi ci domandi, dice, ma come fai, come fai? Niente. È un peccato, perché rischia poi di perdersi la ricetta. Lo so, però loro... Dai, condividiamole queste ricette, perché bisogna tramandarle. Ecco, Valentina, tu le condividi sempre con tutti gli amici. Ma certo, perché ecco, non ha senso tenerle per sé, no? Prima o poi andranno perdute, è davvero un peccato. Questa è una ricetta davvero antica. Io ricordo da piccolina c'era un forno in particolare che faceva questi biscotti buonissimi. Forse quel gusto non l'ho più ritrovato, ecco, mi dispiace tanto. Conservo dei ricordi meravigliosi. E allora, io vado a gustare questo panino, c'è qualcuno che ci scrive che è pronto anche a prendere l'aereo per venire qui, e quindi dai. Ecco, c'è tutta l'estate magari per venire qui in Sicilia. Sì, ad agosto c'è la Sagra del Biscotto, perciò hanno l'opportunità di venire. Ecco, certo. Giovannella ci saluta da Ragusa, Valentina, dobbiamo andare anche nel Ragusano noi. Sì, sì, intanto ecco, guarda, facciamo vedere di nuovo questa bella treccia. Toni, ciao da oltreoceano. È da pucciare nella granita, perché comunque questo biscotto nasce con una versione dolce, quindi per essere inzuppato in vini liquorosi oppure con la granita. Quindi anziché la brioche con il tuppo, qui a San Pierniceto si gusta anche con il biscotto. Eh sì, un biscotto San Pierotu. Bene, bene. Vi abbiamo raccontato quindi un'altra specialità. Daniele, devo assaggiare però. E allora io stacco la diretta e gusto subito, molto volentieri, questo biscotto preparato da Pasqualina. Ciao amici, voi continuate a scrivere nei commenti da dove ci seguite e fateci sapere quale versione preferite. Ricordiamo dove si trova San Pierniceto, così magari la gente che magari... Siamo vicino Milazzo. Sì, vicino Milazzo, in provincia di Messina. Ci salutano anche dall'Argentina. E ci auguro... Un saluto a tutti, buona giornata e grazie della diretta. Grazie a te Pasqualina per l'invito, grazie, che abbiamo accettato molto volentieri. Ciao, ciao, andiamo a mangiare anche noi.